La bellezza se o piede nato chi plere sopir e me. Grazie a tutti voi per essere intervenuti. L'Italia medievale è particolarmente felice di presentare oggi un saggio storico di Alberto Luongo che noi consideriamo estremamente interessante e importante, perché tratta di un argomento che non era ancora stato indagato così a fondo, e cioè il passaggio dall'epopea comunale, chiamiamola così, al fenomeno delle signorie. Siamo inoltre particolarmente felici di poter presentare questo volume, perché insieme ad Alberto Luongo a parlarcene ci sarà Paolo Grillo, docente di storia medievale all'Università Statale di Milano, che noi abbiamo avuto modo di avere già più volte nostro ospite, ma che è sempre molto gradito per tutti i nostri appassionati. Detto questo, io non rubo altro tempo, perché ho voglia come voi di sentire quello che ci dicono i nostri due relatori. Lascio subito la parola a loro, a voi auguro una buona conferenza e come sempre alla fine, se avrete domande, potrete farle. Grazie a tutti e buon ascolto. È sempre un piacere venire qui a parlarvi, e però è un piacere particolare oggi a presentare questo libro, perché Alberto, diciamo, ha fatto i primi passi della sua, del suo itinerario di ricerca con me. La laurea magistrale, poi si è fatto strada, diciamo, più autonomamente, conseguendo il dottorato di ricerca a Pisa, dove poi è stato assegnista. E proprio dalla sua tesi di dottorato nasce questo bel volumone. Ora, l'idea iniziale, si diceva, era di darne una pubblica lettura, però ci hanno detto che verso mezzanotte il museo chiude e quindi abbiamo dovuto rinunciare. In realtà io vorrei solo introdurlo in maniera velocissima e poi lasciar parlare lui, che ovviamente lo conosce molto meglio di me e potrà così introdurvi più dettagliatamente di me alla Gubbio medievale. Io invece volevo provare a rispondere alla domanda che forse a qualcuno di voi è venuta, cioè perché Gubbio? Che cosa può dirci Gubbio? Ecco, Gubbio, credo che più o meno tutti la conosciamo per San Francesco, qualcuno la conosce per queste manifestazioni folcloristiche, la Corsa dei Cervi, qualcuno magari è andato a visitarla, che effettivamente turisticamente merita, ma forse la Gubbio attuale non rende bene l'idea della Gubbio medievale. Cioè, mentre la Gubbio attuale è oggettivamente un borgo caratteristico, ma senza grandi pretese, insomma, poi ha pure perso Don Matteo, per cui la sua più grande attrattiva gli è stata soffiata da Spoleto. La Gubbio medievale, come emerge bene dal libro di Alberto, è una città non fra le più grandi, ma neanche fra le più piccole d'Italia. Quindi è una città in cui lui, con dei calcoli di cui ho condiviso la genesi, che fanno giustizia, insomma, di una serie di affermazioni abbastanza arbitrarie fatte in precedenza, comunque lui calcola in un 15.000 abitanti per la città e 25.000 più o meno per il contado nella prima metà del 300, il che pone Gubbio sulle dimensioni di città appunto non grandissime ma nemmeno piccole: Bergamo, Como, Vercelli. Soprattutto, in realtà, quando noi parliamo di città medievali non importa tanto la grandezza assoluta, ma la grandezza relativa. Cioè, Cremona è grande, ha 40.000 abitanti, ma siccome sta di fianco a Milano, che ne ha 160-200.000, di fatto non riesce a esercitare l'egemonia che le consente
direbbe questo, questa popolazione. Invece Gubbio, come dire, bloccato verso ovest dalla più grande e potente Perugia, ha vastissimi spazi d'azione verso oriente, verso le Marche, dove non ci sono centri, diciamo, rivali. Quindi non è un centro di piccola, non è periferia, ecco, nel momento in cui ci mettiamo a studiarla, anzi è una città perfettamente inserita, con un ruolo anche di rilievo, in una serie di reti di alleanze politico-militari che fanno a capo, diciamo, al fronte guelfo italiano, no? Tant'è vero che uno dei grandi protagonisti della vita di Gubbio, Gabrielli, ha il dubbio privilegio di essere stato l'uomo che caccia Dante a Firenze. Gubbio, diciamo, aveva le dimensioni giuste, ancora più giuste nella seconda metà del 300, quando dimezza più o meno la popolazione a causa della peste, perché, diciamo, il gruppo dirigente, le famiglie più autorevoli economicamente, politicamente e socialmente, fossero, per così dire, controllabili, no? Per cui in questo libro si riesce a saltare in maniera molto agevole e molto convincente dagli aspetti politici agli aspetti sociali, dalla politica, dalle istituzioni politiche alla politica economica, ai cambiamenti nello sfruttamento della terra, offrendo così un quadro appunto articolato, ma sempre padroneggiabile sia dallo studioso sia dal lettore. E proprio grazie all'abbondanza delle fonti, ma anche alla possibilità di conoscere le persone che la situazione di Gubbio ha offerto ad Alberto, qui emerge per esempio una ricostruzione molto bella, cioè nel 1848, nell'estate, nella tarda primavera, se mi ricordo bene, nel 48 arriva la peste, per le prime settimane si tenta di governarla, si seppelliscono i corpi, si chiudono le case, poi si rinuncia, si lascia che passi da sola. Passata la catastrofe, si tenta di riprendere la vita politica. E qui c'è un episodio che viene narrato attraverso i registri delle provisioni del comune, ma che ha una drammaticità assoluta, cioè gli incarichi di governo vengono sorteggiati, una decisione presa dopo un po' di discussioni, ma che doveva mettere appunto al riparo, diciamo, del voto di scambio, chiamiamolo così, le nomine, e quando si aprono le bussole, cioè i contenitori dove erano contenuti i nomi dei candidati alle cariche, sì, c'è questa lunga sequenza di nomi di morti, non c'è nessuno fra quelli che erano stati imbussolati per ricoprire le cariche di governo per il 49 che fosse sopravvissuto all'epidemia. E questo potrebbe sembrare un semplice dato di colore, ma in realtà diventa un problema. Cioè diventa un problema nel momento in cui in questa cittadina piegata dall'epidemia, che appunto a causa della quale scompare, diciamo, forse non muore, ma fra fughe, fra morti, fughe, emigrazioni, la popolazione più o meno dimezza nell'arco di un ventennio, tra prima e dopo la peste. Quindi in questa città in ginocchio, il problema è che non si riesce più a governare, perché non ci sono più le persone che hanno maturato un'esperienza amministrativa, che sanno come funzionano gli apparati. O sono morti, o sono scappati, sono in campagna, o sono in campagna non perché sono scappati, ma perché il collasso, diciamo, dell'ordine pubblico negli anni della peste rende necessaria la presenza sul luogo, o magari per difendere dai saccheggi e dalle incursioni dei briganti o dei castellani vicini le proprie proprietà, no? Quindi un centro di dirigente che scompare o perché è morto o perché è emigrato,
dagli anni immediatamente successivi alla peste, comincia una successione di esperimenti signorili che sono un po' appunto una sequenza di tentativi di ritrovare un equilibrio per andare perso. Cioè, nella prima metà del 300 il governo del comune si reggeva su un equilibrio fra rappresentanza ampia e garantita del popolo, una selezione del gruppo dirigente popolare che diciamo bagnava più o meno le competenze e una collaborazione stretta con i nobili che ufficialmente non potevano partecipare al governo di stampo popolare, ma in realtà sugli argomenti in cui loro erano più esperti, garantivano consulenze, presenza personale, rappresentanza del comune fuori. Insomma, per un trentennio tutto si era retto su questo equilibrio che funzionava bene, ed è proprio la peste a distruggere questo equilibrio. E questo equilibrio, ve lo dico subito, Gubbio non lo ritroverà più, insomma, non lo ritroverà se non all'inizio del 400 rinunciando alla sua autonomia e entrando nel più vasto dominio del Montefeltro. Io ovviamente ringrazio molto Paolo per questa presentazione in cui è riuscito a cogliere molti aspetti del libro in maniera senz'altro corretta e anche insomma, non è facile sintetizzare certe cose così bene, insomma, quindi lo ringrazio e ringrazio anche l'Associazione Italia Medievale che mi ha concesso, insomma, questo spazio per presentare il libro e anche tutti voi che siete venuti qui ad ascoltarmi, insomma. Io in realtà non vorrei parlare molto, come dire, mi concentrerò soprattutto su quella che è, ma in maniera molto veloce, la prima parte del libro, quella dedicata un po' ai cambiamenti urbanistici, perché poi tutte queste vicende che Paolo ha sintetizzato hanno anche dei riflessi su come le autorità, diciamo in qualche modo, sono riuscite a gestire la sfera urbanistica, quindi a cambiamenti politici, costituzionali ed economici corrispondono anche cambiamenti sulla pianta della città, che sono molto importanti. Ecco, a questo momento la prenderei un po' alla larga, brevemente, dicendo che spesso, appunto, e non a torto, Gubbio è considerato come uno dei centri medievali meglio conservati in Italia. Questo non è sbagliato. L'importante è che ci capiamo perché cosa vuol dire, diciamo, essere uno dei centri medievali meglio conservati in Italia. Allora, come forse molti di voi sanno, l'immagine che noi abbiamo del Medioevo nella cultura contemporanea è un'immagine che è influenzata bene o male da due forti stagioni culturali. Una è l'Illuminismo, che è, diciamo, la stagione che è responsabile di quelli che sono i pregiudizi, diciamo, negativi sul Medioevo, no? Quindi l'epoca oscurantista, l'epoca superstiziosa, l'epoca, insomma, in cui appunto intollerante e tutta una serie di altri pregiudizi negativi. L'altra invece è l'epoca, la stagione culturale successiva, che in qualche modo ne prende le distanze, che è quella romantica, che invece è la responsabile appunto del pregiudizio positivo, tra virgolette, quindi tutte quelle, diciamo, la visione che tende a rivalutare il Medioevo e quindi tende a sottolinearle tutti gli aspetti, diciamo positivi, e che poi nella cultura contemporanea novecentesca hanno dato, diciamo, materiale per la letteratura fantasy, insomma, tutto quello che è poi l'immaginario di Erno, diciamo, il Medioevo rosa, diciamo così. Ecco, in gran parte la visione che noi abbiamo oggi di molti centri medievali italiani è figlia proprio di questa seconda stagione ottocentesca. Ovvero, una delle prime cose che gli studenti di storia medievale imparano all'università, o perlomeno dovrebbero imparare, è che tutto quello che sembra troppo medievale molto spesso in realtà non lo è. Parto con un esempio fra i più celebri. Questa è un'immagine che sono sicuro corrisponde abbastanza a quello che la cultura di massa oggi individua nel Medioevo. È Carcassonne, è una cittadella del Midi francese.
Ecco, in realtà questa è molto bella, nel senso, il problema è che è poco medievale, nel senso che è il risultato di una restaurazione, una rivalorizzazione architettonica operata da uno degli architetti più importanti di quel periodo, che era Eugène Viollet-le-Duc, responsabile anche tra l'altro del restauro di Notre Dame a Parigi o di altri, insomma, i famosi monumenti medievali francesi, che in realtà corrisponde soprattutto, più che altro, all'immagine che gli uomini dell'Ottocento si facevano del Medioevo. Faccio anche qui un esempio molto veloce, questo è il Palazzo Comunale di San Gimignano. I merli sono un intervento ottocentesco, prima non c'erano, solo che come ragionavano? Un palazzo medievale senza merli è impossibile, e quindi deve averci per forza utili, e allora se non ce li ha, li mettiamo, perché nel Medioevo i palazzi avevano i merli. Questo è un esempio per farvi capire che cosa vuol dire essere un centro medievale ben conservato rispetto ad altri. San Gimignano ci ha creato una fama turistica, ma insomma altre città, Assisi, che era anche una città turistica già dal basso medioevo, ovviamente si parla di turismo religioso, anche Assisi è stata in qualche modo come dire, ristrutturata secondo determinati canoni. Gubbio, dal canto suo, ha subito di meno questa stagione. Intendiamoci, il tempo influisce sempre, quindi non sto dicendo che la Gubbio di oggi è assolutamente identica a come l'avremmo vista fra 300 e 400, però è senz'altro vero che Gubbio ha diciamo, appunto, subito di meno questa, come dire, questa rivalutazione in senso romantico ottocentesco. Questa è una mappa del 600, va bene. Ecco, il centro storico, quello che vedete circondato dalle mura, sostanzialmente l'impianto è ancora quello che voi trovate oggi. Qualche mese fa due miei cari amici sono stati in vacanza a Gubbio e mi hanno chiesto dei consigli. Io gli ho creato un piccolo itinerario su questa mappa, cioè loro sono andati in giro per la Gubbio attuale avendo davanti questa mappa e si sono trovati benissimo, non è cambiato l'impianto urbanistico, è ancora sostanzialmente quello. Allora, cosa ci fa capire? Ci fa capire che, assieme ad altri ritrovamenti archeologici, che la Gubbio romana in realtà si trovasse a valle rispetto alla Gubbio medievale. Vi faccio capire meglio per chi non l'avesse vista, ovviamente. Ecco, Gubbio è costruita sul versante del Monte Sant'Ubaldo, e quelli che io ovviamente familiarmente chiamo i tre piani, no? Quindi sono tre terrazzamenti, appunto, su cui si sviluppa la città medievale. E in realtà la città romana probabilmente stava a valle, quindi nella zona della conca urbina, quella che le fonti medievali chiamano planum, e invece in epoca medievale è coltivata. Questo perché? Perché succede che a Gubbio, come in tantissime altre città italiane, con la fine, con il venir meno delle istituzioni dell'impero romano, la nuova città medievale si riorganizza attorno alla cattedrale. Cattedrale che nel tardo antico e alto medioevo era la chiesa di San Giovanni, ovvero la chiesa di Don Matteo, per chi segue la trasmissione televisiva. Ecco. E la nuova città quindi nasce, avete visto dov'è, nasce diciamo spontaneamente intorno al nucleo della cattedrale, al nucleo dell'autorità vescovile, che è quella che assume anche funzioni di tipo civile, non solo nel religioso, tra tardo antico e alto medioevo, proprio perché diventa l'unica autorità istituzionale di riferimento. Il comune non morirà neanche sotto la signoria di Montefeltro, la politica interna continuerà ad essere gestita in quel palazzo. Però le decisioni vere non verranno più prese dal comune, come dire, in relazione a eventi di ampliamento urbanistico di questa portata, anche perché questo evento urbanistico è strettamente legato alla stagione autonoma del comune di Gubbio. Successivamente il Montefeltro, dopo un secolo, in realtà abiterà sempre in questa zona che adesso vi dico fin dall'inizio, ma solo sporadicamente, cioè quando il conte di Montefeltro viene a trovare, diciamo, Gubbio. Ma dopo un secolo, quindi anche questo ci fa capire di come la dinastia di Montefeltro comunque agisse in maniera ponderata, alla fine del 400 Federico da Montefeltro, il famoso Federico da Montefeltro, costruirà la sua residenza ducale qui, inglobando in buona parte di quella che era la piazza del primo comune, quindi il centro del potere ritorna lì. E anche simbolicamente, vedete, non ha nulla il centro comunale, però lo guarda un po' dall'alto, se vogliamo. Quindi simbolicamente c'è anche questo elemento.
E questo ci fa capire proprio come il comune viene inglobato nella signoria, non viene sostituito dalla signoria. Vedete, quindi, spero di non essere stato troppo confuso, però vedete come, riuscendo a leggere in qualche modo l'architettura e la piantina di una città, noi riusciamo a capirne in qualche modo le vicende e a collegarle con quelli che sono appunto altri aspetti della storia di una città, quindi economici, sociali, politici. Quindi ecco, in chiusura farei diciamo una riflessione. Oggi il problema della conservazione di questi centri storici, questi e tanti altri che il nostro paese ha la fortuna di avere, così come del paesaggio extraurbano, è un problema, come dire, molto attuale. E c'è sempre un po', come dire, da trovare un equilibrio fra quelle che sono le esigenze di innovazione. Perché vi ripeto, noi non avremmo questo complesso se nel 300 gli Ugubini non avessero in qualche modo smantellato buona parte di quello che c'era prima. E dall'altra però, appunto, c'è un'esigenza di conservazione. Così come nell'Ottocento l'importante era, come dire, seguire determinati orientamenti culturali e determinati obiettivi. In altre parole, la situazione del patrimonio culturale dipende da quanto la società che si trova a vivere in quel momento consideri la storia, la propria storia e il proprio paesaggio storico come importante ai fini appunto della propria esistenza e della formazione di chi abita quel determinato territorio. Questo è importante. Quindi quanto mai oggi competenze di tipo storico possono essere utili a livello istituzionale proprio per intervenire su questi problemi che noi, a maggior ragione noi italiani, dobbiamo in qualche modo affrontare, perché la conservazione è un aspetto molto importante riuscire appunto ad equilibrare con quelle che sono invece le esigenze del nostro tempo. Ed è per questo che appunto spero appunto di essere riuscito a farvi capire come ragionare sul paesaggio che vediamo, sia esso urbano o extraurbano, possa aiutarci a comprendere tanto su di noi, sulla nostra storia, sulla nostra identità culturale, ma anche di riflesso su quelli che sono i problemi di tante altre culture, di tante altre storie e che possono ripresentarsi in qualche modo. Quindi attenzione, diciamo, a quelli che sono gli obiettivi che noi oggi vogliamo dare ai nostri interventi urbanistici. Teniamo o non teniamo conto del passato? E se ne teniamo conto, in che modo e perché? E queste sono tutte tematiche che a mio avviso non possono essere affrontate senza anche guardare alla storia e a competenze di tipo storico. Spero di essere stato chiaro e scusate se mi sono allungato. Quando figlie che avevo, volevo mari, mari, mari.